Quante volte vi siete trovati ad aver fatto tanti allenamenti ma poi nessun risultato? Beh, dormiteci su, ne parliamo fra 5 secondi. Se c'è un'area della ricerca scientifica, sports science, sports medicine, che per i non addetti ai lavori a volte fa sorridere, proprio quella sul sonno e quella sul recupero, quando invece si è visto che, ahimè, chi rideva purtroppo ha avuto un bel da fare, nel senso che poi alla fine si è stancato e stancata, ma non ha avuto nessun risultato. Il sonno per l'atleta è infatti l'allenamento principale, perché una parziale privazione del sonno sotto le 6 ore può compromettere fino al 30% la performance negli sport. Uscita su Sports Medicine, ma metti un like, un commento, descrivi anche insomma, quello che accade, come ti senti quando sei poco, diciamo, ristorata dal sonno. Però queste operazioni le facciamo sempre in collaborazione con i membri della Sports Science Academy, e anche questa volta un professionista, si chiama Luigi Angelini. Ciao Gianmario, stavo facendo il pesce. Chi dorme non piglia pesci, è vero, è un detto popolare. La questione è che però per gli atleti non vale esattamente così. Ho scelto una review che ci racconta, ci spiega esattamente quanto è importante dormire, almeno 7-8 ore a notte. È stato visto dal punto di vista scientifico che quando un atleta dorme meno di 6 ore a notte per 4 notti di fila, va incontro a tutta una serie di problematiche dal punto di vista metabolico, dal punto di vista cognitivo, dal punto di vista dell'appetito, dal punto di vista del metabolismo del glucosio. Ci sono veramente delle conseguenze non indifferenti, tant'è che la performance rischia di calare circa del 30%. Per questa ragione è importante monitorare il sonno, magari anche con delle strumentazioni di ultima generazione a basso costo, e quando magari uno non è riuscito a dormire per 6 ore è consigliabile fare anche il napping il pomeriggio, che deve essere compreso tra i 20 e i 40 minuti. Da Performance Lab è tutto, un abbraccio a te Gianmario e a tutti i fan delle varie pagine. Grazie Luigi, grazie anche per la segnalazione di questa review, che è veramente straordinariamente importante, anche se non è recentissima, ma è sempre da portarsi a casa. Infatti vedete, nel 2014, e dice: Sleep in Elite Athletes Nutritional Intervention to Enhance Sleep. Cosa vuol dire? Che anche in questo caso la ristorazione per l'attività fisica è un sonno di diverso tipo e può essere migliorata anche grazie alla nutrizione. Tanto qui sono dei parametri, anche quelli che ha detto Luigi, che sono legati alla privazione del sonno, quindi basta anche molto poco, ogni giorno un'ora, un'ora e mezzo ripetuto, per non arrivare a quel sonno profondo fondamentale, che è quello che serve agli atleti. Che cos'è questo sonno profondo? Noi sappiamo che il sonno non è uguale, nel senso, non è che ci si addormenta e poi pum, si crolla come un sasso. Qualcuno pensa che sia così, ma non è così, perché il nostro sonno va a onde, queste onde di circa 90 minuti, dove si arriva a un sonno più leggero, a un sonno più profondo. Ecco, si è visto e si trova negli studi di questa review che il sonno profondo, quello che arriva nelle fasce più profonde della notte, probabilmente è quello che serve a ristorare. Ma è ciclico, quindi può capitare più volte durante la notte. Ma se ovviamente durante la notte ci alziamo per vari motivi, chiaramente questo viene compromesso. Allora, perché l'aspetto nutrizionale? Perché con il nutrizionista queste cose si possono risolvere, nel senso che la cena può essere fatta con delle proteine che contengono anche degli aminoacidi, vedi il triptofano, che sono dei precursori di serotonina e melatonina, e quindi consentono di arrivare anche al sonno profondo. Quindi anche in questo caso mettiamoci in contatto con altri figure professionali. Le ricerche scientifiche, come ho sempre detto, sono trasversali, quindi anche in questa abbiamo delle cose che riguardano la fisiologia, la medicina, la nutrizione, la fisioterapia e quant'altro, e quindi ovviamente poi dobbiamo cercare di collegare questi anelli. L'importante è evitare che il nostro atleta vada in privazione del sonno, altrimenti tutto quello che facciamo di giorno, ahimè, non serve, perché il giorno dopo, piuttosto che avere un po' di energia in più, ne abbiamo tanta di meno, quindi ogni giorno, anziché salire, andiamo purtroppo in diminuzione della nostra performance e quindi in sovrallenamento.
grazie alla Sport Science Academy, ci sentiamo domani, commenta però se vuoi. Sport, fitness, nutrition. This is Sport Science Academy.